Buongiorno a voi tutti, buon sabato. Vediamo il continuo di una lezione che ho fatto, mi sembra, 4-5 giorni fa, riguardo l'utilizzo della scala pentatonica maggiore, diciamo come creare dei riff, le parti, diciamo, dei fraseggi su, abbiamo visto tre forme della scala pentatonica maggiore di Sol. E abbiamo visto un po' le tre forme e poi creato diciamo una sorta di riff di fraseggi. La prima forma era questa qui di Sol maggiore. Poi abbiamo visto la terza, che era quella di Si, era qui. Poi quella di là, che è la seconda, quella nona sarebbe. Ok, poi rimanevano due forme fuori da finire la scala. Quindi praticamente poi c'era il quinto grado, che era quella di Re, quindi ci spostiamo al decimo. Ok, poi andiamo su quella sulla sesta, sarebbe tredicesima pure, quella di Mi, e andiamo qui. Sostanzialmente diciamo che è una sola scala, le pentatoniche sono una sola scala standard per tutte e 12 le tonalità. In questo caso, questa qua di Sol maggiore altro non è che la scala di Mi minore pentatonica, quindi sono le stesse, è la stessa scala, soltanto che si muove su una sequenza intervallare diversa, diciamo, c'è cioè una successione di intervallare diversa, ma sostanzialmente la scala è quella lì. Quindi è la stessa scala, soltanto ha, diciamo, i toni un po' spostati, con un tono e mezzo spostato, diciamo, tra, per esempio, nella maggiore noi troviamo il tono, poi un tono e mezzo che crea una terza minore, poi un altro tono, e poi dal sesto alla fondamentale oppure alla tonica troviamo un altro tono e mezzo che poi sarebbe sostanzialmente una terza minore. Quindi diciamo che la distanza tra la fondamentale e la quinta giusta abbiamo tre toni e mezzo praticamente nella scala pentatonica maggiore di Sol. Invece nella minore praticamente, che sarebbe poi Mi minore, che sarebbe la prima forma, sarebbe questa qui, no? Ok, nelle prime due note, diciamo, abbiamo già un tono e mezzo, quindi abbiamo già una terza minore praticamente. Quindi praticamente la terza minore già la troviamo già tra il primo grado e il terzo, quindi una terza minore, poi si aggiungono altri toni, altri due toni, distanza tra la terza, la quarta, l'undicesima e la quinta, diciamo, giusta. E poi tra la quinta, diciamo, e la settima, questo sarebbe il Re, abbiamo un altro tono e mezzo, e quindi un'altra terza minore. Quindi diciamo che è una scala priva di semitoni, ecco. Quindi toni interi e un tono e mezzo. È una scala un po' incompleta, ecco, se vogliamo dirla così, perché sono scale estratte, diciamo, dalle scale naturali, dalle scale diatoniche. Quindi la pentatonica sono cinque note che vengono estratte dalle scale diatoniche e poi si vanno a formare con il gadget, che sarebbe un sistema, diciamo, è così, un po' sistema, diciamo, creato, che va a formare tutti i box oppure griglie, se vogliamo, oppure shape form, diciamo in inglese, di cinque note praticamente, che poi sono sempre le stesse che si muovono sulla tastiera, ecco. Quindi avevamo visto questo riff iniziale di Sol, la pentatonica di Sol maggiore. E la prima forma che abbiamo visto era questa qui, e poi si partiva con questo riff. Ok,
Poi abbiamo utilizzato il box di Si, quindi siamo andati qua. E abbiamo fatto questo passaggio che abbiamo fatto, era già il secondo box, quindi di La, praticamente di questa forma qui. Ok, poi rimaneva il quinto, praticamente il quinto grado, quindi il Re, e poi ci spostavamo sul quello di Mi, che è la sesta uguale alla tredicesima. Ok, quindi questa qui è la pentatonica di Sol maggiore, ma sostanzialmente è quella di Mi minore, è la stessa scala. Quindi diciamo che noi il primo grado di Sol, che sarebbe la se vogliamo dire la tonica, se vogliamo dire, e di Sol maggiore, altro non è che sarebbe la terza minore di Mi minore, ecco, questo è. Mentre invece la seconda di Sol, che sarebbe il La uguale alla nona, sostanzialmente sarebbe la quarta, l'undicesima di Mi, e così via, insomma, ecco. La settima di Mi minore, che sarebbe il Re, nel Sol maggiore sarebbe la quinta giusta, ecco, se vogliamo, e così via. Ok. Ok, allora abbiamo visto questi riff su queste tre forme. Poi possiamo anche abbinare degli accordi, no? Quindi partiamo di nuovo il brano, questa parte introduttiva. Un po' di accordi. Re maggiore, Do maggiore. Quindi abbiamo utilizzato praticamente un piccolo passaggio, un piccolo, diciamo, una piccola legatura sulla parte di La, per poi andare sul Do. In questo caso, nella tonalità di Sol maggiore, sarebbe la quarta, praticamente il quarto grado, quindi sarebbe una triade maggiore. Se la vogliamo pensare come accordo quadriade, diventerebbe un Do major 7. Però noi possiamo pensarlo pure come Do maggiore triade, un accordo, poi un power accord, diciamo, così, preso così. E poi andiamo sulla fondamentale, che è Sol maggiore, così, preso così. Quindi un piccolo passaggio. Possiamo andare anche sulla settimo grado, Fa, fondamentale, La minore. Mi minore, pure Mi settimo. Ci sta anche bene, diciamo, come. Quindi, diciamo, si possono creare brani in maniera molto spicciola, voglio dire. Però naturalmente poi bisogna scrivere le parti, gli obbligati degli accordi che tu metti, il giro, il chorus, il bridge, e quindi devi scrivere tutto quello che tu fai sullo strumento, e poi vai a abbinare un solo che dura 4 misure, oppure 8 misure, oppure 12, diciamo, ecco. Quindi dopo questa parte di introduttiva, thank you.
Fa maggiore, settimo, fondamentale sol, re, quinta, eccetera eccetera, diciamo. Quindi già inizi già a tessere la tela, diciamo, a creare già una sorta di brano. Poi naturalmente devi mettere un testo, devi mettere bene gli accordi, il giro, quante volte lo fa, quante volte non lo fa, il giro, l'intro, il chorus, eccetera eccetera eccetera. Però io ho utilizzato un do maggiore, che sarebbe una quarta, poi la fondamentale, d'accordo, di partenza, di tonica se vogliamo, il sol, poi il re, che è la quinta maggiore, di nuovo il do, poi accordo di partenza, di tonica, diciamo, ecco, poi il fa, in questo caso di sol sarebbe la settima, di nuovo il sol, ok? Poi possiamo mettere anche la minore, in questo caso sarebbe la seconda, il secondo grado di sol maggiore, quindi sarebbe sol minore. Però si potrebbe anche mettere un sol maggiore come diciamo, come una sorta di dominante secondario oppure di sostituzione. Suona un po' maluccio perché è un accordo maggiore, va? Quindi la minore. E poi si va a creare delle parti, diciamo, di solo, che possono essere giocate, diciamo, un po' dappertutto. Ok, quindi diciamo, creare un brano non è che sia tanto complicato. Da come la vedo io, per esperienza da anni che suono, ho visto che gli americani maggiormente sono molto pratici, i chitarristi americani, diciamo, ne posso citare migliaia, sono molto pratici su queste cose, cioè non stanno troppo sui, come posso dire, sulla parte, diciamo, teorica, però sono molto pratici, certo sanno il fatto loro, normale, a livello, diciamo, di armonia, di conoscenza armonica ne sanno, però sono molto pratici, cioè fanno dei brani in poco tempo, si crea un brano subito, poi si va a mettere tutto insieme con altri strumenti, però sono molto pratici gli americani su queste cose. Noi invece siamo un po' così, abbiamo una cultura un po' diversa musicale, loro sono molto più diretti, sono molto più... È un'altra cultura musicale, cioè un modo di concepire le cose in maniera molto molto diversa da noi. Ok, spero che vi sia piaciuto questo piccolo breve, diciamo, questa piccola breve lezione, diciamo, lesson se vogliamo. Poi metterò altri che così approfondire altre tematiche diverse. E poi metterò altri video ancora di teoria ed altre cose. Ok, grazie a voi, buon sabato e buon weekend. Ciao da Robby.